I discepoli che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietoso, la felicità della vera vita. Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. There is something radical in the vocation to follow Jesus that upsets us. It might be tempting to soften or dilute the arguments of the gospel, yet we have every interest in taking the gospel for what it is. Following Christ is not like anything else that can be reconciled, whether parallel or opposite needs. Today we receive the harsh words of Jesus, and we courageously accept to be disciples who walk in his footsteps, sure to find, beyond the stony path, the happiness of a true life. شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب شكرا
quelli da che in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Salutiamo di Napoli con i pellegrini. Salutiamo anche il confratello padre Anisio Rodriguez della viceprovincia del Sacro Cuore di Gesù del Brasile e tutti i pellegrini qui presenti. Fratelli e sorelle, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Sì, siamo qui davanti alla presenza amorosa del Maestro Gesù, parola, verbo incarnato, parola fattasi carne, proprio qui, fra le pareti di questa casa, qui a Nazareth. E con Lui la parola che tra poco ascolteremo, che ci trasporta nel suo viaggio verso Gerusalemme, la città santa. La modalità nel come San Luca presenta il viaggio di Gesù verso Gerusalemme, questo andare verso la passione, verso il compimento della sua missione e la sua ferma decisione del viaggio verso Gerusalemme. In greco Esteresinto prosopon, ha indurito il volto con decisione. Questo termine troviamo nei profeti come in Ezechiele, avere una faccia dura davanti all'opposizione. Il profeta deve fare sì una faccia dura, deve indurire il volto senza perdere l'obiettivo, la meta. Sì, Gesù, vogliamo seguirti. Tu ci chiedi di indurire il volto, perché non saremo amati dal mondo, non saremo applauditi quando viviamo e proclamiamo la verità, la difesa della vita, contro l'aborto, quando difendiamo la famiglia, quando siamo contro l'egocentrismo, la doppiezza di cuore, l'ipocrisia, quando siamo contro la guerra. Oggi viviamo dei veri bombardamenti di opinioni, storie, scandali, che abbiamo bisogno di indurire il volto e proseguire nel servizio di Cristo e della sua Chiesa. E la parola è chiara, radicalità. Essere cristiani, fratelli e sorelle, è camminare, essere in movimento verso Gerusalemme. E preghiamo. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. La tua volontà si compie in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Affido l'anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo ed è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Amen.
Shukran leke aro Shukran leke Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
اللهم احفظني لأني بك معتصم. قلت للرب إنك أنت سيدي، الرب حظي وحصة ميراثي، أنت الضامن لنصيبي. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore, il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Therefore, my heart is glad and my soul rejoices, my body too abides in confidence, because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. L'unico mio
من إنجيل القديس لوقا. في ذلك الزمان لما حانت أيام ارتفاع يسوع عزم على الاتجاه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين ليعدوا العدة لقدومه، فلم يقبلوه لأنه كان متجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: يا رب، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟ فالتفت يسوع وانتهرهما. فمضوا إلى قرية أخرى، وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق: أتبعك حيث تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع عليه رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا رب، إذن لي أن أمضي أولا فأدفن أبي. فقال له: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فامضي وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: أتبعك يا رب، ولكن إذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ثم يلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». From the Gospel according to Luke. When the days for Jesus being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way, they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. As they were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nets,
but the Son of Man has nowhere to rest his head. And to another he said, follow me. But he replied, Lord, let me go first and bury my father. But he answered him, let the dead bury their dead. But you go and proclaim the kingdom of God. And another said, I will follow you, Lord. But first let me say farewell to my family at home. To him Jesus said, no one who set the hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God. And grace unfold, I hunger and thirst.
Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci chiedi di continuare a vivere da uomini liberi. Preghiamo insieme cantando. أيها الرب يسوع، من أجل أن تعرف الكنيسة دائما كيف تستقبل الفقر البشري فتحوله من خلال كلمتك إلى فيض ووفرة، إلى الرب نطلب. Signore Gesù, affinché la nostra fedeltà al tuo insegnamento e la nostra capacità di metterlo in pratica non si esprimano solo a parole, preghiamo. Lord, so that the security of being loved by you help us not to reject anyone, let us pray. Senhor, para que o amor com que nos deste a vida nos ajude a compreender o seu significado e apreciar o seu valor, nós vos pedimos. O Padre, la Tua grandezza supera il nostro cuore e la nostra legge. Aiutaci a ricercarla sempre e a trarne sicurezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. In anam cesala liwasia timuchales. Ua estinanda ila talimi il hillahi, natsuru fanaku. Tu ca, rana fit salma,
Tantum ergo sacramento, veneremo genui, et antiquum documentum, novo ceda ritui, est et fidel supplemento. Panem de cielo prestitis tieis. Omine lectamento in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento, mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut edentionis tue fructui nobis iugite insensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Santissimo Cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.
ti, me sono.